Ed eccoci qui amici di Chef in Cucina, anche oggi vi saluto da Cipria di Mare Bistrò insieme al nostro chef Alessandro De Antonis, insieme al nostro Massimiliano, che oggi ci realizzeranno un piatto semplice, perché qui poi insomma a Teramo il bistrò ha proprio questa caratteristica, piatti più semplici, anche un po' più rustici se vogliamo, mentre ricordiamo che il locale che hai aperto recentemente a Martinsicuro fa una cucina un po' più gourmet, un po' più ricercata. Sì, esatto, facciamo parte del circuito di qualità Abruzzo, orgogliosamente. Eh sì, noi veramente, io sostengo moltissimo qualità Abruzzo, anche perché tanti dei nostri chef fanno parte di questo circuito, perché hanno proprio questa mission di valorizzare la grande qualità che c'è in Abruzzo. Sì, ma è poi bellissimo il progetto perché c'è molta coesione, quindi è devo vero, dire... È davvero un bel gruppo. Sì, sì, molto. E poi credo che voi chef siete un po' i custodi della qualità abruzzese, avete questo ruolo importante. E, insomma, salvaguardare i nostri sapori e tutta la qualità che c'è in Abruzzo, che ce n'è veramente tanta. Sì, moltissimo, meriteremmo più attenzione da parte del resto della gastronomia nazionale. Però devo dire che stiamo facendo dei passi avanti, giganteschi. E soprattutto grazie a voi, perché avete alzato tantissimo il livello della cucina, quindi il merito è soprattutto vostro, non avete solo la responsabilità ma anche il merito. Bene, allora. Allora chef, oggi che si fa? Allora, intanto Massimo finisce di pulire il nostro ultimo carciofo. Ho deciso di cucinare i carciofi in una pentola a pressione, sì. Ne abbiamo una digitale, elettronica, che meraviglia, ci serve per necessità insomma televisive, anche se io in realtà la uso molto nella mia cucina, perché anch'io. Ma uso proprio questa elettronica perché così non ho bisogno di usare un fornello, cioè rimane un fornello libero in più, che non meraviglia è mai, non è mai insomma cosa. E infatti io guarda ti sto invidiando, perché io sono una fan della pentola a pressione, perché sì, consente di cucinare delle cose in maniera molto naturale e conservando tutti i sapori, tutte le proprietà e soprattutto stringendo molto i tempi, e poi riusciamo a intenerire moltissimo le fibre. Io voglio vedere come avete messo i carciofi qui in piedi, carciofi in piedi con un gambetto lungo, mettiamo dentro uno spicchietto d'aglio, sì, un goccetto d'acqua, davvero poca, quindi mettiamo il nostro vino bianco, ok, un filo d'olio, sale e pepe, e possiamo partire con la nostra cottura. Sai che io inizialmente temevo un po' la pentola a pressione. No, perché avevo paura che esplodeva praticamente. È fantastica la pentola a pressione. Invece è veramente eccezionale, soprattutto per chi ha poco tempo, perché consente di cucinare molto rapidamente un sacco di cose. Non so, io per il periodo natalizio ho cucinato tante lenticchie e veramente con 10 minuti le lenticchie sono pronte, sì, sono oddio, cotte, sono buonissime. Sul legume ho qualche difficoltà, nel senso che mi piace controllare la cottura, quindi sì, però ho bisogno di vederla. Però, chiaro, se uno riesce a stare alla cottura, conosce bene il prodotto che usa, guarda, perché no? Guarda, io ci preparo i tondini del tavo e ti posso assicurare che escono una meraviglia, però io i tondini siamo tutt'uno. I tondini del tavo sono una meraviglia già da soli, quindi... È vero, 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 sono orgogliosa di questo prodotto del mio paese, che è Loreto Aprutino, veramente prodotto eccezionale. Ok, allora, nel frattempo abbiamo i nostri filettini di branzino, facciamo una cosa che a me piace molto fare, vedete? Ah, un po' come si fa con la bruschetta. Esatto. Invece di usare l'aglio intero in padella, tenderà sempre un po' a bruciare. Lo aromatizziamo per contatto. E l'aroma c'è? Sì, sì, assolutamente. Questo è già rilasciato. Cioè. Vuoi sentire? Sì. Vuoi fare la prova? Sì, si sente. Lo stavo sentendo anche da qui, senza avvicinarmi, perché insomma questo poi immagino sia aglio rosso di Sulmona. Sì, esatto. Sì, sì. Ha un aroma meraviglioso. Tutto Abruzzo. Viva l'Abruzzo, diciamolo, lo diciamo forse troppo poco, viva l'Abruzzo. E gli abruzzesi. E gli abruzzesi, con gli abruzzesi, con sì, tre B, abruzzesi. Allora, che si fa adesso? Adesso facciamo scaldare la nostra padella, andremo a scottare i filetti, una cottura molto forte, molto rapida, per conservare tutti gli umori, sigillare un po' il prodotto. Nel frattempo abbiamo realizzato questa cremina. Di patate, giusto? Patate lesse e olio di oliva. In realtà vi do anche un'altra piccola dritta, a me è una cosa che piace moltissimo. Potete usare l'olio di governo delle olive taggiasche che si comprano, no? Potete usare un goccio di quell'olio che sa fortemente di oliva, quindi date una connotazione alla salsa che sa proprio di oliva, intensa. Ok. Ok. Massimiliano ci ha messo la padella in salvo, per fortuna che lui c'è. Ok. Andiamo
a scottare i nostri filettini. Senti il profumo dell'aglio che abbiamo dato prima? Sì, infatti si sente tanto, incredibile. Quindi sale e pepe. Esatto. Ok, la pentola a pressione ha fatto il suo lavoro. Quindi stiamo togliendo la pressione per poterla aprire, giusto? Sì, esatto. I filettini sembrano ok. Diamo un ultimo colpetto. Quanto sono belli dorati. Cottura rapida, naturale, genuina. Sì. Sapori netti. Devo dire che questo piatto è anche molto leggero. Sì, vero? È un piatto gluten free, è un piatto che insomma accontenta le diverse necessità di una clientela. Assolutamente sì. Ok. Allora, apriamo la pentola a pressione, salutiamo per l'ultima volta i telespettatori. Voilà. Oh. Vivi per miracolo. Ma sai che ci sono tante dicerie sulla pentola a pressione? Sì, ma... Ma non è vero. No, assolutamente no. Assolutamente no. Ok? Visto? Com'è tutto facile, tutto semplice ed sì. È tutto rapido. È vero, con i consigli di voi chef è tutto facile. Ok. Questo poi è veramente un piatto a pochissimi ingredienti. Sì, ma il bello di usare cottura adatta per valorizzare i prodotti. Quando la natura, insomma, quando ci sono grandi prodotti, la natura fa già. È vero, il suo lavoro. Ha fatto sì, buona parte del lavoro la fa lei per noi. Quindi, che si fa adesso? Allora, adesso andiamo a impiattare. Quindi, adagiamo il nostro branzino sulla crema di patate. Che bella, la pelle è diventata bella croccante. Sì, ed è assolutamente da mangiare. Assolutamente, la cosa più buona. Perché c'è chi la toglie. Ma su questo tipo di cottura, voglio dire, va mangiata perché è valorizzata. Okay. Che bello! Andiamo a prendere il nostro benedettissimo carciofo. Carciofo esplosivo. Ci divertiamo ad aprirlo un po'. Sì. E siamo pronti. Wow, che eleganza! Un filino d'olio, che è un altro orgoglio tutto nostro. Mettiamo una puntina di rosmarino. Il gioco è fatto. Alessandro, che eleganza! Eleganza, semplicità, Abruzzo, c'è tutto veramente. Sì, poi terra, mare, importante, esatto. È importante, ma questo filo... Per noi abruzzesi è quasi indissolubile, no? Bellissimo, guarda, poi facile, guarda, questi piatti ci piacciono veramente tanto perché insomma li possiamo rifare a casa, però ecco, si presentano in maniera veramente bella. Sì, sono insomma realizzabili con qualche attrezzo. Ma sì, alla fine credo che un po' tutti a casa abbiamo la pentola a pressione, quindi veramente basta veramente poco. Importante è comprare materie prime buone, esatto, giuste. Esatto. E in Abruzzo, comprateli made in Abruzzo, così non sbagliate sicuro. Alessandro, grazie per essere stato insieme a noi, grazie anche a Massimiliano, grazie per le tue ricette e torneremo presto a trovarlo, però la prossima volta vi portiamo a Martinsicuro per scoprire un altro risvolto, un altro lato della sua cucina e noi vi aspettiamo come sempre tutti i giorni su Rete 8. Grazie. Lo zucchero alza sempre la glicemia e di conseguenza insulina. Questa situazione rende facile ingrassarsi e ostacola il dimagrimento. Possiamo aiutare nell'abbassare picco glicemico utilizzando le farine integrali o, se dolce a fine del pasto, inserire tanta verdura che abbasserà livelli di glicemia postprandiale.